Buonasera e benvenuti al TG Onesto, oggi edizione dal futuro, come potete vedere dai miei occhiali futuristici, vediamo cosa ci aspetta tra un anno. E dopo un anno dall'approvazione si riapre il tema dell'autonomia differenziata. Nel nuovo DDL presentato al Senato, la proposta che fa discutere, ogni anno ogni regione dovrà offrire due adolescenti in tributo alla Lombardia, dove in agosto si terranno ufficialmente gli Hunger Games. Questione premierato Plus, dopo il successo della versione light approvata un anno fa, siamo ora in vista di un ulteriore potenziamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Ora avrà la facoltà di far saltare in aria un parlamentare dell'opposizione a settimana. E in vista delle prossime elezioni siamo ormai in pieno clima elettorale. Le stime danno il centrodestra in vantaggio, con Fratelli d'Italia primo partito e Forza Italia in grande spolvero, forte della riesumazione della salma di Silvio Berlusconi, usata per fare ciao ciao ai passanti in piazza Duomo. La sinistra tuttavia non demorde e si appresta a dar battaglia, forte di una coalizione composta da 21 micropartiti risultanti dalle ultime scissioni, ma attenzione, si temono ancora ulteriori divisioni, poiché i diversi leader non riescono ad accordarsi sul colore delle tendine ai gazebo per la raccolta firme. E veniamo agli aggiornamenti sul conflitto in Palestina. Vabbè, dai, ci pensiamo l'anno prossimo. E prima di salutarci, ora la linea al meteo. Persiste l'allarme maltempo, con clima instabile, catastrofi naturali ed eventi atmosferici imprevisti. Avvistato il primo dromedario tra le dune del deserto calabrese. Ancora forti mareggiate in Toscana, dove un kraken ha attaccato i bagnanti al Twiga, mentre in Veneto, ormai completamente sommerso, volano madonne e piovono bestemmie. E questo è tutto per oggi. Volevo dire, per domani, l'appuntamento a ieri, cioè alla prossima settimana, quando ne avrò voglia.